Con Vittorio Sgarbi e Carlin Petrini oggi a Urbino si è parlato anche di un progetto culturale che mette insieme Pesaro, Urbino, ma anche Rimini, la Romagna, insomma tutta una serie di percorsi che si aprono da qui al periodo estivo. Beh, dall'assessore Pulini, mio vecchio amico, artista, pittore, assessore a Rimini, era venuta l'idea delle Terre di Piero di cui hanno parlato e che si è perfezionata con un mio incontro con il sindaco di Firenze, che anche lui meditava una grande mostra su Piero. Ora, se mettiamo insieme le due opere di Piero e anche la città ideale che abbiamo Urbino e le opere di Piero della Francesca, che sono, cioè, i duchi di Montefeltro a Firenze, è già un piccolo nucleo a cui, aggiungendo Sansepolcro e anche forse la Madonna di Montelchi, che è un affresco staccato, già fanno una mostra che sembrerebbe impossibile, ma che, mettendo insieme le forze concomitanti di due sedi che fanno due mesi e mezzo l'una la mostra, consentirebbe di farla. Quindi già questa idea di mettere insieme, poi Rimini ha pure un altro affresco di Piero, cioè mettere insieme varie cose di Piero tra Firenze, Urbino e Rimini è una cosa certamente significativa rispetto all'ipotesi di una grande mostra. Per quello che riguarda invece la provincia di Pesaro e Urbino, nella sua identità storica e il fatto che le due città sono legate, che sono nel Montefeltro, l'idea è quella, in occasione della festa del Duca, che è una festa molto frequentata, di farla diventare più alta come profilo culturale e fare una mostra di rinascimento prevalentemente privato, ma anche di cose pubbliche, che sono quelle che sono nei musei, facendo la mostra a Urbino e a Pesaro, quindi al Palazzo Ducale dove c'è la prefettura, al museo con alcune cose prevalentemente venete intorno al capolavoro di Giovanni Bellini, quindi potrebbe essere quella proprio una isola, e il resto invece Palazzo Ducale di Urbino, Palazzo Ducale di Pesaro e Villa Imperiale, che potrebbe essere il fulcro o il centro di un'ulteriore relazione fra il Festival della Musica Antica di Urbino e il Festival Rossigliano, che in qualche modo si scambiano la sede nell'arco dell'estate tra metà luglio, quando comincia quello di Urbino, e la fine di agosto, quando finisce il Festival Rossigliano, avendo alcuni concerti rinascimentali, ma anche non rinascimentali, a Urbino, a Pesaro e della Villa Imperiale. Tutto questo credo che si possa realizzare semplicemente mettendo in collegamento le cose, senza fare delle, soprattutto una mostra che, avendo, mettiamo, 80 pezzi, ne ha 40 Pesaro e 40 Urbino, fa sì che chi va a vedere quel rinascimento lo vede nelle due sedi con un solo biglietto. Insomma, una cosa che credo si possa, appena esco dalle strette dell'Expo, mettere, ho già fatto partire la macchina, mettere in piedi perché possa partire già dalla gli ultimi, insomma, 18-19 di luglio, quando noi abbiamo la scuola della musica antica che rimane 10 giorni ad Urbino. Citato Expo, anche oggi varie domande su Urbino all'Expo. Urbino all'Expo era stato deciso per la pura coincidenza che io sono responsabile per la regione all'Expo, la regione Lombardia, e sono assessore qui, avevo già deciso di portare, quasi come un privilegio casuale, visto che sono nelle due funzioni, la grande scuola del libro di Urbino, a mostrare il bel libro italiano, il libro d'arte italiano e i bei libri italiani. Si aggiunge che l'università ha una grande biblioteca che vuole collaborare, quindi mettiamo insieme, in realtà Urbino sarà presente con il libro e con i libri e la, magari anche qualche codice miniato che dia il senso, come la Bibbia di Federico II, della meraviglia di quello che è stato prodotto nel campo del libro. Poi qualche opera ovviamente del Palazzo Ducale potrà essere della sezione che sto curando per Italy, Farinetti, dei tesori d'Italia, regione per regione, quindi le Marche sono ben rappresentate e una o due opere possono venire anche dal Palazzo Ducale.